Oggi tocca a me un bel giro a bordo della 500 Riva. È proprio il caso di dire a bordo, visto i legami con la nautica di questa automobile. Anzi, avete notato come certi termini nautici sono rimasti anche nel mondo dell'auto? Salire a bordo, usare il navigatore, il rollio, il beccheggio. Insomma, scusate la divagazione. Adesso salgo e andiamo. La 500 Riva entra ufficialmente a far parte del listino Fiat e costa 18.000 euro per la versione 1200 4 cilindri da 69 cavalli, classico motore Fiat a 4 cilindri. Poi c'è la Twin Air che costa 20.000 euro e ha 105 cavalli e anche la Turbo Diesel 1300 Multijet da 95 cavalli che costa 20.500 euro. Sulle benzina è disponibile anche il cambio Dual Logic a 900 euro. La cosa più interessante al momento, a parte gli sconti che dipendono molto dal fatto di avere un finanziamento oppure dare in pernuto un usato, è questa targhetta. Ce l'hanno solo i primi 500 esemplari e questo fa valere di più il modello. Anzi, per le serie limitate è un pregio in più, ce ne parlerà meglio il collega Fabio Sharon. L'altra cosa di cui approfittare assolutamente è che per il periodo di lancio la Cabriolet è venduta allo stesso prezzo della berlina. Questo sì che è un affarone. Io tra le due, per come è costruita la Cabrio, non avrei alcun dubbio. Ma di questo parleremo in una giornata dedicata appositamente alle caratteristiche di questa Cabrio. Certo che se uno si lascia prendere la mano dagli optional, il prezzo può andare molto in alto. Del cambio automatico ho già detto. L'impianto navigatore SAT con il DAB costa 600 euro e il sistema high-end della Beats by Dr. Dre costa altri 600 euro. I farelo Xeno dove li vogliamo mettere? Sono belli e utili, costano altri 800 euro. Insomma, partendo da una Riva base sono arrivato quasi a 21.000 euro. Lo so, l'esclusività costa cara, ma è sempre meno di uno yacht e questa in fondo è lo yacht più piccolo del mondo.